Vogliamo tutto, è il titolo di questa mostra ed è anche lo slogan che più di altri segnala l'origine di quel movimento che è stato il 68, ovvero il desiderio di un cambiamento, di un compimento, di una pienezza. In questo video abbiamo raccolto le interviste a 5 persone che in vario modo hanno partecipato agli eventi del 68 a Rimini o all'Università di Bologna. Sono Fabio Bruschi, che sul 68 ha curato un volume, Emilia Guarnieri, Leonardo Montecchi, Francesco Pianori e Sergio Gambini. A tutti loro abbiamo chiesto di documentarci attraverso la loro esperienza cosa sia accaduto in quegli anni. Abbiamo voluto capire da loro quale sia stata la molla che ha generato il movimento. Quindi abbiamo chiesto quali erano i disagi che in quel periodo gli studenti vivevano, quali erano i desideri che li animavano, cosa cercavano nella partecipazione a quella grande promessa di cambiamento che è stato il 68. In secondo luogo abbiamo voluto capire come e quando il 68, da movimento spontaneo di protesta degli studenti, è diventato invece un movimento politico, ideologico, segnato da una precisa egemonia, spesso degenerata in violenza. E abbiamo chiesto se, a loro giudizio, questa trasformazione sia stata o meno un tradimento rispetto al desiderio originale che aveva mosso gli studenti. L'ultima domanda che abbiamo posto è se oggi, nel cambiamento d'epoca che stiamo vivendo, sia possibile che accada qualcosa di analogo al 68. Alcuni hanno detto che no, non è possibile, perché oggi la situazione è completamente diversa. Altri hanno osservato che il 68 è stato tutt'altro che previsto o prevedibile, anzi le previsioni che si facevano andavano in tutt'altra direzione. Quindi anche oggi l'imprevisto può essere sempre dietro l'angolo, anche perché il desiderio dell'uomo di una vita diversa può essere anestetizzato, sopito, ma mai completamente eliminato. Nel 1950 gli studenti medi superiori in Italia erano 390.000. Con la riforma della scuola unificata divennero 1,5 milioni. E fu una grande promessa di crescita anche culturale, ma anche di opportunità per molti giovani del nostro paese. C'era molta pressione sugli studenti, sia in termini di carico di lavoro proprio. Tu facevi 5 ore la mattina e al classico, se volevi tenerti l'estate libera, come io sono sempre riuscito, seppur a stento, ad avere, questo implicava più o meno altre 4-5, se bastava, ore di studio al giorno. Non parliamo poi del periodo degli esami. Dei ragazzi dell'ITI, ho detto, quella era gente che partiva alle 6 della mattina da casa e ci tornava magari alle 6 del pomeriggio. Quindi all'origine di tutto questo c'è un elemento fisico, un'enorme pressione che non si tollerava più. Aggiungo che nella società di allora, e la scuola ne era intrisa, evidentemente gli insegnanti avevano le loro priorità che non coincidevano con quelle degli studenti. Per cui la tematica principale, oltre a quella di liberarsi almeno in parte della fatica, era quella dell'anti-autoritarismo. In altri termini, gli studenti non contavano nulla, ecco, si fa presto a dire così, non contavano nulla. Questa cosa non veniva sopportata. Ricordo da una delle preziose carte di Donaldo Amati, che insegnava religione al classico ed era assistente ecclesiastico di GS, proprio da un raggio del classico, che una ragazza a un certo punto dice: quando l'insegnante di lettere è in classe e a me casca una matita per terra, il terrore attanaglia la classe. Era un bisogno di partecipazione, era l'antiautoritarismo di cui diceva Fabio, ma era un bisogno, io ricordo questo, di partecipare, cioè di esserci rispetto a quello che accadeva in università.
le prime assemblee, il trovarsi a condividere, a partecipare, a chiedere che cosa si voleva dai docenti, che cosa si voleva dai corsi di laurea, è stata una innovazione allora incredibile, tant'è che il primo strumento innovativo erano i famosi gruppi di studio in cui ci si metteva insieme e si decideva quali erano i contenuti su cui si voleva lavorare. È stata l'occasione per ripensare proprio a come vivevamo a scuola, al ruolo della scuola nella vita degli studenti, di noi così, e decidiamo poi di fare un'occupazione della scuola. L'occupazione adesso fa un po' ridere perché noi ci siamo trattenuti a scuola e appena finite le lezioni e abbiamo cominciato a lavorare sulla scuola, non quindi rivendicativa o di, come dire, per dar conto a questo e quest'altro, ma volevamo costruire una scuola diversa. Si parte da una rivendicazione apparentemente piccola, no? Perché se la vediamo con gli occhi di adesso è una riduzione del tempo che la scuola occupava della vita degli studenti per rivendicare del tempo per sé, no? Quindi non è piccola. Però su questa è cominciato un'altra rivendicazione di democrazia scolastica. Nel mentre che si faceva questo ho apprezzato il metodo, perché si era fatta un'assemblea, parlare, votare, discutere è stato per me stupefacente, me lo ricordo ancora. Don Milani dice: bisogna avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l'obbedienza non è più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni. Ecco, una frase di questo genere credo che descriva bene il sentimento diffuso, percepito da gran parte dei giovani. L'ultima settimana di ottobre, tra l'altro iniziativa di due studenti rivinesi, gli studenti del Liceo di Forlì fanno uno sciopero con una rivendicazione molto chiara: vogliamo abolire i rientri pomeridiani. Passati pochi giorni e incassato un successo di partecipazione notevole, il Carlino parla di un corteo riminese di 4.000 studenti, su iniziativa sia di elementi di GS, tra cui Sandro Bianchi, che all'epoca ne era il presidente, sia di elementi della FIGC o di altri gruppi politici, l'obiettivo diventa, avviata a soluzione la vertenza ITI, diventa quello di avere uno strumento di partecipazione democratica, e quindi si chiedono, e dopo alcuni tentennamenti di un paio di settimane dei presidi si ottengono i comitati di istituto con le relative elezioni successive. Noi abbiamo mantenuto fortemente un'impronta di cambiamento della scuola, direi oggi con un'ottica riformista, non rivoluzionaria, rivoluzionaria nei toni, nelle parole d'ordine, se vuoi nella militanza politica, ma anche molto così segnata da questo intento di cambiare. I gruppi di studio che portavano di fatto a un'occupazione della scuola erano gruppi di studio, nel senso che lì leggevamo libri, ci confrontavamo con discipline che nella scuola non c'erano, cercavamo esperti che venissero da fuori la scuola per spiegarci le cose, parlavamo di economia quando di economia non ne capivamo nulla magari, però ci provavamo. Le cose cambiano qualitativamente quando, superato l'inverno, arrivati ai primi di marzo del 1968, innescati dalle occupazioni del Berchet e del Parini di Milano, sono partite le assemblee, e quello fu il momento per me decisivo. Mi trovai ad essere il presidente dell'assemblea del liceo classico, che si fece alla palestra retrostante il teatro, e devo dire che la cosa mi piacque, nel senso che quello fu il mio primo incontro con il potere, con l'avere del potere tra le mani.
frequentavo la quinta ginnasio, venivo da Miniera di Perticara, dove c'era una miniera di zolfo, eccetera, che era stata chiusa, quindi eravamo, diciamo, migranti, anche se erano 30 chilometri, ma a tutti gli effetti lo eravamo, per cui io non avevo, i miei amici li avevo lasciati a Miniera, e molti erano andati via, avevo alle spalle il frantumarsi di una comunità, no? Che non c'era più, e mi trovavo piuttosto solo durante il periodo dell'adolescenza, che è un periodo, insomma, quindi probabilmente, ed ero preso dall'esistenzialismo, da queste cose del tempo, e probabilmente avrei preso una piega che chi lo sa dove sarei andato a finire, se non avessi incontrato questa forza, diciamo, di cambiamento, che dava una prospettiva di cambiamento, una prospettiva futura, immetteva in una dimensione completamente diversa. E quindi mi ha fatto, adesso detto così fra virgolette, mi ha, credo, salvato, no? dalla solitudine. Ero uno studente normale, nel senso che non avevo nessuna affiliazione politica e neanche culturale. Avevo una classe molto però particolare, perché c'era una forte presenza di ragazzi di GS, erano 6 o 7, insomma, e tutti molto... E per me era un po' una sfida, devo confessare che hanno avuto qualche ruolo nella mia maturazione. Loro erano molto impegnati, io ero uno che amava passare l'estate al mare, magari inseguire qualche straniera, giocare a tennis, e confrontarmi invece con questa realtà. Avevamo come insegnante di religione Don Ugolini, il professore di italiano, che era un grande, Giancarlo Venturi, che poi divenne preside in seguito all'Istituto Alberghiero, mi pare, ed era un grande professore. E la classe, la scuola, a me servì molto, e soprattutto cercare di capire come fare i conti con quello che stava succedendo, no? Le prime manifestazioni, le prime proteste, le prime assemblee, sentire Anna Balducci o Cristina Bruschi che parlavano, discutevano, pensavano all'intervento, mi ha stimolato anche a pensare che dovessi fare qualcosa anch'io. Come diceva una canzone che cantavamo, tutto il bene avevamo, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore, a 20 anni la vita è oltre il ponte. Quindi qual era l'accento personale? L'accento personale era il futuro, il guardare avanti, il mandare a 1000 il desiderio, utopicamente pensare che tutto il bene che si desiderava fosse possibile, fosse realizzabile. C'era una carica di utopia e di ingenuità. Io personalmente, nella mia esperienza, questa la ritrovo tantissimo. C'era, e ci muovevamo così. A mio parere era la felicità, era la partecipazione, il desiderio di essere partecipi della nostra vita e della società, che la società riconoscesse che noi eravamo lì e avevamo bisogno, cioè, e volevamo essere protagonisti. Non so se proprio noi era chiaro questo, cioè vogliamo tutto, sì, vogliamo vivere, ecco, essenzialmente, se in quel senso lì. Come possedere altre cose per me no, ma anche negli altri, sono i miei compagni, diciamo, di scuola, non era il desiderio di, non so, di potere o di, va bene, era proprio il desiderio di poter partecipare, di vivere, di essere... Quando sono stati concessi questi comitati di studenti, io sono stato eletto per la mia classe come rappresentante degli studenti. Nella discussione del comitato ci siamo resi conto che lo spazio per decidere
era veramente minimo, potevamo decidere cose molto marginali, le merende, le gite, mentre diciamo, c'avevamo il mondo intorno che cambiava e ci interessava molto la didattica, no? Uscire. Quindi questo tipo di slogan, vogliamo tutto, almeno per me, è stato successivo. Noi non è che volevamo tutto, volevamo un cambiamento del modo di studiare, una democratizzazione profonda della scuola, e un sentirci anche più protagonisti del nostro lavoro di apprendimento e non solo, diciamo, così, delle specie di lavagne su cui gli insegnanti dovevano scrivere la conoscenza. Volevamo essere protagonisti della nostra vita. Vogliamo tutto, a me affascinava sicuramente tantissimo, anche perché io venivo da un'educazione avuta nelle esperienze di GS, in cui il tema del desiderio, il tema della verità della propria vita, della propria persona, erano fortemente al centro dell'esperienza. Per cui trovarsi dentro un moto di carattere sociale o anche sociopolitico che tutto sommato riprendeva riprendeva questa spinta del desiderio, ha creato immediatamente l'illusione quasi di una coincidenza fra quello a cui ero stata educata e quello che il 68 mi metteva davanti. Da una situazione di isolamento individuale, personale, no? E una specie di malinconia di sottofondo, a sentimento presente della possibilità di cambiare le cose, quindi una speranza concreta, legata però a costruzioni che si facevano insieme, collettivamente. Mi viene in mente un dramma del Living Theater che è intitolato Paradise Now, Paradiso Adesso. La rivoluzione è adesso, non è qualcosa che avviene nel futuro, la costruiamo insieme. Noi, ad esempio, 14 eravamo educati ad aprirsi agli altri, al mondo, a essere protagonisti, ricordo anche la caritativa, le missioni, queste cose qui. Quindi è stato come un desiderio di poter partecipare a questo, al rinnovamento, insomma, del mondo intero, da una parte. Dall'altra, per me c'è stato un equivoco grosso, che si può chiamare come l'ideologizzazione della fede. Cioè, la fede non è più diventata un'esperienza personale, non era più un'esperienza personale, ma era un criterio, un'ideologia. Cioè, non era più necessario che io cambiassi, ma che cambiassero le cose e tutto il mondo, eccetera. Quindi il cambiamento è stato per me identificato con cambiare le cose, cambiare la situazione, cambiare il mondo, più che cambiare se stessi, come invece eravamo stati educati. A mio parere questo qui, insomma, l'attrazione è dovuta a quella, la carità è carità. Cioè, io ricordo che con Donaldo Amati dissi, di fronte alla manifestazione davanti al liceo classico, dissi: ma se questa è la volontà di Dio? E lui mi fa: no, questa non è la volontà di Dio. Però voglio dire, non so se mi spiego, come, cioè, il motivo per cui io mi ero mosso era in fondo religioso, per fare la volontà di Dio, e molti altri così. A Rimini la presenza di GS, per molti motivi che non abbiamo il tempo di illustrare, era molto forte, sia in termini quantitativi, parliamo di 300-400 persone nelle scuole medie superiori, che di elementi qualitativi, un gruppo dirigente francamente invidiabile, a partire da persone come Alberto Merlucci, che è stato il primo presidente, e così via. E poi, quindi, a Reggio, dove c'era un'altra presenza cattolica di altro tipo strutturata, la partecipazione dei medi alle agitazioni fu ingente. Il motivo è quello che ha detto prima Emilia, nel senso che una delle parole chiare, almeno per quanto ricordo io, di GS in quegli anni era i valori.
Bene, vedevamo quello che stava avvenendo come una straordinaria e tutto sommato inaspettata occasione per l'inveramento, per l'incarnazione in questi valori. Perché nella mia esperienza l'adesione al 68 non è stata un tradimento dell'esperienza cristiana all'interno della quale ero stata educata. E cioè, no, nel senso che, ripeto, con l'assoluta ingenuità e sprovvedutezza, però anche impeto e entusiasmo di quei 20 anni, c'era come una sorta di continuità. Un attimo dopo, una frazione di secondo dopo, c'è stato un tema interessante. Cioè il tema interessante era non tanto fra scegliere, dico questo dato personale perché lo ritengo importante, il problema non è stato mai tra scegliere tra l'esperienza cristiana o l'esperienza rivoluzionaria. Il problema a un certo punto è stato se l'esperienza cristiana, che di per sé, per sua natura, ha una pretesa totalizzante, era in grado o no di reggere alla storia, di reggere alle domande della storia. Quello per me è stato il punto discriminante radicale. La fase nascente di un movimento mescola tantissime idee, ideologie, modi di essere, eccetera, come un magma vulcanico, no, che emerge. Quindi tutte le cristallizzazioni, i pensieri si fondono. Si chiama fase istituente, dove puoi discutere di tante cose, anche fino a quel momento contraddittorie, che non c'entravano di qui e di là, invece lì cominciano a dialogare. Come posso dire? Cadono i muri. Questo aspetto istituente rovescia l'aspetto istituito alla ricerca di nuove istituzioni, nuove realtà, perché quelle vecchie non ci stanno più, non riescono a tenerle, come uno che non sta più dentro quei vestiti perché sta crescendo. Quello che si voleva era un mondo nuovo e naturalmente l'assetto familiare, l'assetto scolastico e tanti altri assetti del nostro stare nella società li vedevamo, ma da molto tempo, o li sentivamo, forse meglio, più che vedevamo, come insopportabili. Grandissima parte ci sono state risposte d'ordine, un tentativo di ripristinare un ordine vecchio che però non era in grado, non poteva reggere più, bisognava creare un nuovo tipo di ordine. Però molte persone sono state intelligenti a proposito. Per esempio Moro è stato uno dei pochi all'interno della società istituita che aveva fatto una riflessione profonda sugli eventi del 68, sul cambiamento, eccetera. Nella stessa Chiesa molte posizioni c'erano. Le si chiamavano comunità di base dei cattolici, che magari venivano anche dal Concilio Vaticano II, quindi c'era un fermento anche di rinnovamento delle istituzioni. La risposta del governo, e per governo intendo tutti gli ordini che sovrintendevano a noi che stavamo nelle scuole, quindi i ministeri per esempio, fu assolutamente deludente. Si potrebbe discutere se sarebbe stata possibile un'altra soluzione. Sta di fatto che alle nostre richieste non venne risposto, vennero risposte del tutto negative. A Rimini la Chiesa si mostrò decisamente più reattiva. Io ricordo che nella primavera del 68, quando cominciarono a Rimini scioperi, assemblee, occupazioni e gruppi di studio, non poche persone impegnate con la Chiesa, per esempio il presidente della giunta diocesana, che allora era Pier Giorgio Grassi, che era reduce da 3 o 4 anni di impegno romano ai massimi livelli, quindi persona piuttosto qualificata e insegnante alle magistrali, ripetutamente intervenne dentro e fuori dalla scuola per dire la sua.
avevano intuito che non si poteva semplicemente dire che era qualcosa di negativo e aspettare che finisse. Addirittura Paolo VI, che sempre in un suo intervento del tempo vedeva in questa inquietudine che si esprimeva nel 68 quasi una sorta di tensione all'assoluto, e soprattutto poi ricordo Don Giussani. Cioè, Don Giussani, avendo assistito a tutto quello che il 68 aveva rappresentato per l'esperienza di GS e soprattutto a Rimini, ne aveva rappresentato sostanzialmente non dico un annichilimento, ma insomma un colpo abbastanza radicale, abbastanza forte. E nel momento in cui l'ultimo sbarruto gruppetto di noi, eravamo 7, 8, 10, avevamo 20 anni, gli chiedemmo di incontrarci, ed era il fine giugno o luglio del 68, Don Giussani venne giù di corsa, gli chiedemmo di incontrarci, punto, venne giù di corsa da Milano solo con il desiderio di incontrarci. E fu un incontro importante per lui, poi per la storia dell'esperienza, perché in quel momento Don Giussani intravide che in fondo in noi c'era un desiderio buono nei confronti dell'esperienza cristiana, e che la questione era per lui e per noi ritrovare come il cristianesimo poteva in quel momento parlare a noi e parlare alla nostra domanda di verità. In tutta l'estate anche del 68 c'era sempre il movimento studentesco. È chiaro che ha preso una posizione un po' diversa, perché c'è stato tutto il dibattito con gli operai, quando si è attivata la spinta operaia. Quindi nel 69 io direi che c'è stato lì un cambiamento. Per esempio a Rimini il movimento studentesco nell'estate del 69 si trasforma in lotta continua. Anche per via dell'arrivo a Rimini di alcuni, diciamo così, professionisti della politica, di quella che sarebbe poi diventata lotta continua, ma anche a prescindere da questo, ci fu una tendenza a strutturare il movimento. Questo avvenne ai primi del giugno del 68 con un'assemblea al Cinema Italia che formalmente dichiarò la costituzione del movimento studentesco riminese, che all'epoca tuttavia era ancora unitario, eravamo ancora in una fase fluida. Aurorale, dove si mescolano vari pensieri, vari modi di essere, eccetera. Dopo questa fase c'è una fase successiva dove ci sono come delle scuole differenti, no? Che cercano ciascuna la propria via per raggiungere, in questo caso, la rivoluzione. E l'ultima fase è quella della istituzionalizzazione, no? Per cui ad un certo punto si perde anche l'obiettivo, lo scopo per cui si erano creati questi movimenti. Queste varie scuole si sclerotizzano e, diciamo, cercano solo di automantenere se stesse. Quando viene quello, è chiaro che c'è una specie di eterogenesi dei fini, no? È stato un tradimento, perché le esigenze che noi avevamo, per l'esperienza che io, erano sincere come esigenze, sono state stravolte, a mio parere, incanalando la protesta, il desiderio che insisto c'era e anche grande di partecipare, di cambiare, verso, cioè, un impacchettamento, cioè ti diciamo noi come si deve fare, come il tuo desiderio, ridurre proprio il desiderio. La tentazione è sempre stata, la mia personale è sempre stata anche quella, come di limitare questo desiderio, non so se vi spiego. Io lo giudico proprio un tradimento. C'è stato un tradimento, ma nello stesso tempo, diciamo così, quella esperienza politica che è nata nel 68 attraverso i gruppi della sinistra extraparlamentare principalmente, in qualche modo ha anche lasciato un segno
rinnovando, soprattutto in questo caso la sinistra. Era inevitabile che le persone che fino ad allora, io penso a me, le persone che fino ad allora avevano con ingenuità, con slancio, con impeto, condiviso tutto quello che stava accadendo, pur provenendo da ambiti culturali, educativi diversi, era inevitabile che a un certo punto delle strade si prendessero, cioè ci si affidasse a qualcosa. Io credo che quello è stato veramente il momento in cui si è giocato tanto, insomma, si è giocato a seconda di che cosa ognuno di noi in quel momento lì ha incontrato o a seconda di in che cosa si è identificato. L'ingresso della violenza in tutta questa vicenda si lega a un episodio 5 giugno del 68 è la notte dell'attentato a Bob Kennedy. La notizia in Italia ovviamente arriva immediatamente, in Italia è mattina. Noi eravamo riuniti a lettere in assemblea come spesso. Arriva uno dei leader del movimento studentesco di allora, che poi tra l'altro passò alla lotta armata, e dà questo annuncio, brivido nella platea. Lui riprende il microfono in mano e dice: no, a me va bene questo, perché comunque è stato colpito il capitalismo internazionale. Io ricordo quel momento come un momento in cui per un attimo, e poi dopo questo attimo è cresciuto, mi sono resa conto di che cosa rappresentava l'ideologia, perché era rigorosa questa analisi che lui aveva fatto, questo giudizio era rigorosissimo, però a quel punto io mi sono resa conto di che cos'era l'ideologia rispetto a tutto il moto utopico e di cambiamento che io fino allora avevo condiviso. Lo ricordo quel momento perché per me è stato importante. Noi eravamo convinti che saremmo stati decisamente meglio di quelli che ci avevano preceduto e avevamo di fronte un futuro che immaginavamo di progresso inarrestabile. Si sta andando molto verso una individualizzazione del tutto, no? Per cui una ricerca di una soluzione individuale, non generazionale o collettiva di tutti. Manca questa idea che la strada, il futuro si può costruire, la prospettiva si può costruire insieme, collettivamente, come generazione. 50 anni fa, appunto, avevamo il futuro davanti, il futuro era oltre il ponte. Oggi i giovani non hanno il futuro davanti, non c'è un futuro da attendere, perché basta applicare un algoritmo e il futuro è già assolutamente tutto noto. Noi una volta avevamo un bisogno di essere insieme, di connetterci proprio per andare insieme verso questo futuro. L'essere insieme, l'essere, era portare insieme il proprio desiderio in piazza. Questi giovani di oggi, che non hanno il futuro davanti perché il futuro è nell'algoritmo e quindi è già posseduto, che non hanno il bisogno di connettersi fisicamente perché sono già always connected, però questi giovani sono da una parte in una solitudine, vivono una solitudine estrema, e la cosa che mi colpisce ancora di più, hanno paura, è una generazione molto impaurita e alla ricerca di sicurezze, cioè alla ricerca di sicurezze però non al di fuori di sé, ma la ricerca di un mondo chiuso, una sorta di bolla, no? La famosa idea della Bible, della Bible Society, l'idea di raggiungere in qualche modo una situazione in cui non si sia attaccati da fattori esterni. La parola chiave l'ha detta Emilia prima, parlo del 68, e la parola è assieme. Noi eravamo impauriti, francamente. Il raggio del classico che ho citato prima parlava di una ragazzina che era impaurita, che era
sotto pressione. Quello che succede è che quello che è successo è che a un certo punto queste solitudini nelle quali eravamo incasellati si sciolgono, e se c'è un elemento che accomuna le varie testimonianze che ho raccolto è quello dell'uscita dalla solitudine. Questo ha dato un'enorme energia, perché di energia ce n'era tanta. Secondo i sociologi, noi saremmo stati la generazione delle 3M: macchina, moglie, mestiere. Passano alcuni mesi e questa faccenda di macchina, moglie, mestiere diventa un vago ricordo. Quindi io sono molto non fiducioso. Io semplicemente so che sto vivendo, so che tantissima altra gente sta vivendo assieme a me, e tutto quello che si succede non è predeterminato, è un qualcosa da cui possono zampillare possibilità nuove e del tutto inaspettate. Il 68 è stato, nonostante abbia avuto una fase preparatoria tra più o meno il 65 e il 67, ma nel suo momento apicale è stato del tutto inaspettato.